Nuovo sit-in questa mattina davanti all'ospedale di Ribera, organizzato dal Comitato Uniti per l'Ospedale. Con noi Riccardo Romano, che è uno dei componenti del comitato, c'è anche il sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo. Riccardo Romano, voi chiedete il pronto soccorso generalista e rimanete in attesa anche rispetto alle cose che sono state dette in Consiglio Comunale nella seduta di qualche giorno fa? Allora, è giusto dire che noi in buona fede crediamo a quello che hanno detto i politici, però siccome già in passato abbiamo delle risposte che non sono arrivate, pensate che si parlava prima di chiusura totale, ora si parla di sospensione. Non si può parlare né di chiusura né di sospensione, perché un ospedale come Ribera e con il suo territorio non può permettersi il lusso di chiudere un pronto soccorso con la gravità che, diciamo, circola attorno ai paesi limitrofi, perché l'ospedale di Ribera, secondo noi, è veramente di estrema necessità del territorio e per il territorio e per tutti i cittadini. Matteo Ruvolo, la seduta del Consiglio Comunale di qualche giorno fa ha segnato però un passo in avanti importante, perché il commissario ha detto che ormai c'è una soluzione tecnica per consentire il mantenimento, anzi la riapertura, perché al momento non c'è, del pronto soccorso generalista. Sì, i lavori sono stati proficui, abbiamo preso atto di quello che ci ha dichiarato il dottore Zappia, commissario straordinario appunto dell'ASP, il quale pubblicamente ha detto che l'ASP ha già deliberato, con una delibera del 27 maggio scorso, la riapertura di un pronto soccorso generalista. Hanno stanziato anche circa 150.000 euro per realizzare in locali adiacenti a quelli del pronto soccorso Covid il pronto soccorso ordinario. Quindi anche questa richiesta che viene dal territorio, che viene dai sindaci, che viene dai comitati spontanei, che è arrivata dal Consiglio Comunale, diciamo anche dalla politica, anche questa è stata ascoltata, oltre al fatto che ci ha dato rassicurazioni sul potenziamento che è avvenuto già di fatto dell'ospedale, del quale abbiamo preso atto anche con la risoluzione del 17 maggio scorso a firma dell'ingegnere La Rocca, direttore generale dell'assessorato regionale alla salute. Quindi diciamo che sia per quanto riguarda il presente che per il futuro ci sono state le rassicurazioni che noi tutti aspettavamo. È chiaro che ritiene che sia questione di qualche settimana? Il dottore Zappia, glielo ho chiesto poi in privato, mi ha detto che nell'arco di un mese e mezzo dovrebbe esserci questo pronto soccorso generalista già funzionante, aperto e quindi al servizio della comunità e del comprensorio tutto. Voi avete chiesto anche una seconda ambulanza medicalizzata a Ribera? Abbiamo chiesto una seconda ambulanza medicalizzata proprio perché il territorio è vasto, la viabilità è precaria e quindi spesso si rischia che le ambulanze arrivino in ritardo. Allora è necessario che anche da questo punto di vista abbia Ribera una seconda ambulanza medicalizzata proprio per ovviare a questi problemi che spesso si sono venuti a creare nell'ultimo periodo.